libro che può essere una bellissima introduzione al buddismo per occidentale è quello di Kenzen Orbu, che si intitola Sei sicuro di non essere buddista? Edizioni Feltrinelli. Il nome vero di Kenzen Orbu in realtà è Dzongsar Yam Jamyang Kenzen Rinpoche ed è uno dei massimi insegnanti del lignaggio Nyingmapa del buddismo tibetano. Tra parentesi, è stato allievo di Dzongsar Yam Rinpoche ed è anche regista di un paio di film. È un lama giovane, io l'ho incontrato personalmente la prima volta nel 1990, che era un ragazzo, e già mi colpì per la sua arguzia, e la sua sagacia. Ricordo che durante una grande riunione di praticanti buddisti, no? Buona parte occidentali, con la maggior parte del lignaggio dei maestri Nyingma, a un certo punto lui ci disse: guardate ragazzi belli, che noi abbiamo il Dharma, no? L'insegnamento del Buddha, che è come se fosse il succo di frutta. Noi per offrirvi questo succo usiamo il nostro bicchiere, che è un bicchiere tibetano, ma voi vi dovete bere il succo, o mica il bicchiere, quindi smettetela di copiare i nostri modi di fare tibetani, di atteggiarvi a tibetani e quant'altro, siete occidentali, quindi travasate il vostro succo dentro il vostro bicchiere, dentro il vostro contenitore culturale. Questo lo diceva già tantissimi anni fa. Questo libro è il compendio a questa frase, cioè è un tentativo di mostrare come la filosofia buddista sia insita nell'animo umano, indipendentemente dell'appartenenza culturale delle persone, no? Essere buddisti vuol dire semplicemente riconoscere che tutti i fenomeni sono impermanenti e che quindi anche le sensazioni e le emozioni come il dolore, la sofferenza, eccetera, non hanno un'esistenza intrinseca. Quindi come tale possono essere superate e liberate attraverso l'esperienza profonda della vacuità e dell'impermanenza. Tutto qua. Questo è qualcosa che è trasversale, non c'è bisogno di parlare il tibetano, il giapponese, di fare rituali particolari e quant'altro. Essere buddisti è un atteggiamento mentale, è un approccio alla vita differente, no? E che può essere assolutamente vissuto anche dagli occidentali senza particolare difficoltà e senza cadere in quel materialismo spirituale che già denunciava ciò che era un parimpo, cioè i suoi tempi, che è proprio quello del tentare di giocare a fare gli orientali, pensare che per essere i praticanti buddisti bisogna fare finta di essere occidentali, comportarsi da orientali e negare la propria occidentalità. Questo è qualcosa che non ha nessun tipo di senso. È un libro molto agevole, molto piacevole, molto moderno, assolutamente, che credo possa essere una guida per tanti per entrare in contatto con il pensiero buddista senza negare le proprie radici culturali. E per fortuna Feltrinelli ha avuto l'ardire di tradurlo anche in italiano e di diffonderlo, quindi se vi capita è un bellissimo libro, assolutamente piacevole.